Allora, buonasera a tutti, ciao, ciao, benvenuti a questo corso, questo workshop, scusate, inerente il tool Knife. Allora, di cosa parleremo? Appunto, parleremo di questo tool che in pratica permette di poter fare cose abbastanza carucce in fase di modellazione con Blender. Ho preparato due diapositive, due, quindi veramente una cosa minuscola. Quindi andiamo a vedere un attimino il tool knife. Allora, le differenze, innanzitutto volevo parlare delle differenze tra tool e modificatori. I tool, quindi tradotti in italiano attrezzo strumento, sono degli strumenti che influiscono sulla geometria di un oggetto in modo distruttivo, tant'è che appunto il knife, che tradotto in italiano è coltello, serve proprio a tagliare i poligoni, né più né meno. Invece i modificatori, come i modificatori che si trovano nel software Blender, i modificatori invece influiscono sulla geometria di un oggetto in modo non distruttivo, tant'è che possiamo anche disattivarlo, toglierlo o comunque cambiare i vari parametri, eccetera. Allora, non ho trovato in rete o in generale una definizione di tool 3D in generale, o comunque in Blender in generale. Effettivamente, quando si parla di modificatori o si parla in generale di vari aspetti, di vari componenti che insomma mettono messi insieme danno vita a Blender. Quando parliamo di tool, genericamente parliamo semplicemente di un attrezzo che possiamo utilizzare in fase di modellazione o comunque un attrezzo che è messo a disposizione tramite il software. Perché i tool in generale effettivamente sono veramente un motore per quanto riguarda la creazione di contenuti 3D. Andiamo a vedere effettivamente il tool, appunto, Knife. Questa è l'icona che si presenta. Adesso apriremo Blender, la vedremo proprio nello specifico. Questo tool, appunto, questo attrezzo, si abilita tramite gli shortcut, quindi lo shortcut K, dalla 3D View, ok? Adesso lo vedremo. E dalla tool shelf, quindi la sidebar laterale che si trova nella 3D view. Andiamo a vedere per l'appunto il nostro tool. Allora, un tool come Boolean o come, scusate, un tool come Bevel o un tool come Knife fanno parte appunto di quei tool che possono essere utilizzati uno per volta all'interno del sistema, del programma. Tant'è che noi possiamo utilizzare Knife, ma non possiamo utilizzare nel frattempo altri tool, quindi dobbiamo chiudere il tool e aprirne eventualmente un altro. Ok? Questo diciamo è giusto una parentesi. Allora, un tool come Knife, il tool Knife funziona solo su oggetti che sono in edit mode, tant'è che se noi proviamo a premere K, non succede niente, ok? Oppure comunque qua sopra non abbiamo un'interfaccia o qua nella sidebar non abbiamo qualcosa che ci permette di attivare il Knife. Quindi attiviamo la nostra geometria in modalità edit e per l'appunto compaiono tutta una serie di tool oltre il Knife e per l'appunto troviamo anche Knife. Troviamo Knife anche in Mesh, Knife Project, che poi vedremo che cosa è Knife Topology Tool, e poi chiaramente il nostro shortcut premendo K. Bene. Per uscire cioè quindi per escludere nuovamente Knife, basta premere il tasto destro a vuoto e come vedete si disattiva, oppure con ESC. Va bene? Perfetto. Quando noi utilizziamo Knife, quindi lo andiamo a posizionare, quindi premiamo K,
e ci avviciniamo a uno spigolo della nostra faccia, o comunque nella nostra faccia, come potete vedere, compare sul coltello, quindi sul nostro knife, compare il quadratino verde. Questo ci avvisa che possiamo iniziare a tagliare. Ok, è un via libera. Ma la cosa importante del tool, come tantissime altre cose in Blender, è la barra che ci viene proposta subito sotto, vedete? Qui, qua sotto. Qua sotto noi abbiamo tutta una serie di informazioni, una serie di shortcut che possono essere utilizzati quando il nostro knife è attivo. Ok? Ad esempio, io dico sempre che imparare è importante, studiare è importante, però è molto più importante fare propri alcuni strumenti. Del knife, ad esempio, io utilizzo alcune cose, non utilizzo tutto in maniera diciamo massiva, eccetera. Io del knife ho imparato determinate cose ad utilizzare e altre capacità che ci dà il knife non le uso proprio in generale. Però è giusto che insomma le vediamo assieme in maniera tale che potrebbero invece essere utili ad altri. Ok, quindi se noi iniziamo a clicchiamo su uno spigolo o comunque su una faccia, ok, iniziamo a tagliare. Quindi possiamo vedere, quindi con il tasto sinistro, vediamo una linea che si forma, una linea temporanea viola. Quindi possiamo iniziare a fare il nostro taglio, ok? Il sistema ci dà anche un sistema di ancoraggio, ok? Sia alle linee, d'accordo, sia ai punti. Se non andiamo a cliccare da nessuna parte, quindi questo rimane libera, al momento che diamo invio si forma il nostro taglio direttamente sul poligono. Come potete vedere, si sono formate anche delle linee che io non avevo effettuato. Ok? Queste sono delle linee che devono esistere per la creazione della topologia. Come detto, Knife è un tool distruttivo che opera direttamente sulla topologia. E quindi, quando vado a lavorare su una faccia, soprattutto, questa faccia non può essere creata senza avere dei riferimenti sul piano. Quindi vengono generate queste linee, però non diciamo che noi dobbiamo fare riferimento a quello che abbiamo tagliato perché è di nostro interesse, perché magari volevamo estruderlo o al contrario volevamo creare una depressione sulla nostra faccia e quindi va bene così. Andando a vedere altri aspetti del knife, molto velocemente. Come potete vedere, come abbiamo detto, si ancora sui vertici, ma si ancora anche sugli spigoli. Premendo A, abbiamo la possibilità di di ancorare il nostro coltello all'angolo che abbiamo deciso di effettuare. Quindi abbiamo un angolo verticale e i vari gradi che possiamo utilizzare. Ripremendolo, usciamo fuori dal sistema. Come potete vedere, quando io muovo il nostro taglio, sono ancora in modalità provvisoria del taglio, quindi fino a quando non clicco sulla faccia, non si presenterà il taglio fisso, provvisorio. Però possiamo vedere tutta una serie di pallini verdi che vengono praticamente visualizzati sulla nostra linea. Come potete vedere, questi pallini si muovono e in questo caso, quando ho dato la conferma, si sono generati tutta una serie di tagli. Questi tagli si sono generati perché il knife ha fatto riferimento ai vertici, del taglio, della geometria che avevamo generato precedentemente. Quindi una sorta di possibilità di tagliare anche dietro le facce, ma magari non è quello che volevamo. Quindi, per eliminare questo effetto, quindi evitare che il knife agisca anche sui vertici posteriori,
premendo C, la tastiera, evito che il knife intervenga anche nella geometria alle spalle, quindi magari geometrie che io non voglio tagliare. Quindi con il tasto C posso intervenire sulle facce posteriori oppure solo dedicarmi alla faccia che voglio effettivamente tagliare. Quindi in questo caso premo, do invio e come potete vedere le facce posteriori non sono state chiamate in causa come precedentemente. Facciamo un'altra prova. Quindi in questo caso ripremo C e quindi come potete vedere si vedono le intersecazioni del tool con gli spigoli posteriori. Quando do invio vedo effettivamente la generazione di vertici in più. Quando do conferma, se vado a muovere il mio oggetto, ha tagliato anche le facce posteriori, come potete vedere. Ok? Quindi, questo sicuramente è un tasto da ricordare. Questo è il tasto C, un tasto funzionale del Tool Knife, è sicuramente un tasto da ricordare. Adesso chiaramente stiamo facendo diciamo una carrellata del tool. Io ripeto, è un tool molto, molto, molto importante perché permette di fare veramente cose micidiali. Aiuta tantissimo, ma non solo diciamo, nella realizzazione di un modello da zero, aiuta tantissimo anche in un modello che magari abbiamo costruito precedentemente, anche con altre tecniche, e ci può essere utile per alcuni effetti, alcune cose che vogliamo realizzare. Premendo il tasto S da tastiera, sempre in modalità taglio provvisorio libero, quindi io sono ancora non ho ancora premuto invio, ok? Come potete vedere, posso avere delle informazioni riguardo angolo e distanza, va bene? Ripremendo S, posso avere solo la distanza, ok? Ripremendo S solo l'angolo, ripremendo S si annulla la visione. Ok? Adesso andiamo a vedere il tasto destro del mouse. Perfetto. A cosa serve il tasto destro del mouse in un tool come Knife? Quando noi effettuiamo un taglio e siamo ancora in modalità taglio provvisorio libero, ok? Premendo il tasto destro del nostro mouse, abbiamo la possibilità di muovere nuovamente il punto. Quindi, ricapitolando, prendo Knife, faccio un taglio provvisorio fisso, vedete, mi propone un altro taglio provvisorio libero, premo il tasto del mouse, il tasto destro del mouse, si svincola dal taglio provvisorio che ho effettuato, mi permette di fare un altro taglio, per esempio, lo svincolo nuovamente con il tasto destro del mouse e posso effettuare un altro taglio. Invio e come potete vedere i quattro tagli che avevo effettuato sono indipendenti tra di loro. Vi ricordo che questo taglio che viene generato in automatico dal software è un taglio, diciamo, serve un taglio strutturale, ok? Noi ci dobbiamo focalizzare sui tagli che abbiamo appena fatto e quindi sono quelli che sto evidenziando adesso, ok? Quindi possono essere funzionali per qualcosa che dobbiamo realizzare. Non so se voi conoscevate queste prerogative di Knife, ma sono molto, molto, molto importanti. Come detto, il tool Knife si ancora direttamente ai vertici o agli spigoli, ok? Quindi genera questa specie appunto di snap su questi oggetti. Per evitare l'ancoraggio, basta tenere premuto CTRL, non c'è più lo snap, ok? Il nostro coltello viaggia tranquillo sul vertice o sullo spigolo senza ancorarsi. Questo può essere utile perché
talvolta il fatto che ancora può dare fastidio, soprattutto se ci sono molti tagli effettuati, ti devi muovere all'interno di molti tagli. Quando faccio un taglio con il knife, utilizzando Shift, in pratica, mi propone lo snap al punto mediano della linea, quindi in mezzo. Poi, andando di nuovo a premere knife, andiamo a vedere invece un'altra potenzialità implementata, diciamo, relativamente poco, perché prima non c'era. Quando io vado a fare un taglio, effettuo un taglio, quindi sono sempre in modalità provvisoria, libera, d'accordo, premendo i tasti del manipolatore, quindi, cioè gli assi cartesiani, in pratica, quindi Y, Z, E, X, ok, ancora il nostro coltello, quindi alla direzione, all'asse cartesiano scelto, quindi in questo caso è Z, quindi nell'altezza. Questo non c'era prima, questo è stato messo da relativamente poco. Prima invece dovevo utilizzare quella visione, diciamo, frontale, ortografica, e si doveva utilizzare C per ancorare il nostro asse. Adesso invece è diverso, hanno aggiunto questa possibilità. Qualcuno di voi potrebbe incontrare un problema della serie: io sto tagliando, però seleziono Z. Poi dico, ma io adesso voglio uscire da Z, quindi come faccio ad uscire da Z? Premo A e sono fuori, quindi premo A più volte e sono di nuovo in taglio, diciamo, libero, ok? E quindi posso andare di nuovo a continuare a tagliare quello che mi interessa. Quindi posso mettere, per esempio, guardando il piano, quindi premo Y, quindi posso andare a tagliare. In questo caso è avere proprio la funzione del taglio parallelo a quelle che sono magari gli assi che si trovano paralleli appunto agli assi cartesiani del nostro mondo. Ok, detto questo, ci sarebbero altre cose da vedere, vediamo se mi sfugge qualcosa. Allora, quello che vi posso dire per la mia esperienza, che poi insomma vi faccio vedere, in generale basta sapere che esiste lo shortcut K, ok? Basta sapere che abbiamo due modi per utilizzare il knife in maniera davvero efficace, che sono appunto il nostro taglio tramite il knife, lo strumento come ve lo sto facendo vedere io, e poi abbiamo, che vedremo, anzi lo vediamo subito, il nostro Knife Project, che è un qualcosa che è importante. E vado a inserire un altro cubo. Ok? Contestualmente inserisco anche un cerchio. Va bene? Un cerchio, quindi RY90, lo scalo un pochettino. E si presenta così. Allora, come fare interagire il knife fra questi due oggetti? Cioè, come posso utilizzare uno di questi due oggetti perché si imprima sull'altro? Quindi magari utilizzare il cerchio per fare un taglio sul nostro cubo. Allora, noi abbiamo l'oggetto da dove voglio che si imprima quest'altro oggetto, ok? Entro in modalità Edit nel nostro cubo, seleziono il cerchio, chiaramente non mi permette di selezionarlo perché devo tenere premuto Ctrl. Questo perché? Perché questi due sono due oggetti separati. Quando clicco su questo ed entro in modalità Edit, quando questo non è selezionato, questo entra in Edit Mode, ma questo no. Quindi per poterlo selezionare devo tenere premuto Ctrl. Ok? Mi imposto la mia telecamera
nella visione ortogonale, ok? E dopodiché vado a cliccare il tasto Knife Project. Come potete vedere, qualcosa è successo. Andiamo a vedere il risultato. Il risultato è che è stato impresso il nostro cerchio sul nostro cubo, ok? In questo caso sono due oggetti molto semplici perché abbiamo un cubo, quindi una superficie lineare e un cerchio che non fa altro che andarsi ad imprimere. Funziona benissimo anche su oggetti complessi, tant'è che su internet potrete trovare sempre il classico esempio della scritta che si va a imprimere sulla sfera. Cosa permette questo tipo di lavoro? Permette ad esempio di fare cose del genere, ad esempio estrudo, come potete vedere il nostro oggetto è entrato all'interno del cubo, quindi ho creato una depressione. Poi che faccio? Creo una differenza, quindi muovo il mio oggetto perché si vada poi ad imprimere in un'altra veste, ok? Quindi scusate, in un'altra posizione. Stesso discorso, seleziono il mio oggetto, entro in modalità Edit, seleziono con Control l'altro oggetto, che vi ricordo non deve essere in Edit Mode, vado in posizione orto perché funziona solo in orto, vado nuovamente su Mesh, Knife Project, ok, e come potete vedere è successo il miracolo. Talvolta può succedere che avvengano errori di questo tipo, ad esempio ha fatto cose che non doveva fare. Nel caso in cui ci serva in questa posizione, si possono evitare questi errori aumentando la magliatura del nostro cubo. Prendo nuovamente il cubo, entro in modalità Edit, lo seleziono. Tasto destro, suddivide, lo divido diverse volte, ok? Quindi creo più poligoni in maniera tale che matematicamente avrà probabilmente più successo la nostra operazione. Molto velocemente adesso la ripeto, vedete? Quindi in E, dopodiché muovo il nostro oggetto S, quindi queste sono effettivamente problematiche che si presenteranno, quindi è bene che comunque si siano presentate adesso in maniera tale che ne possiamo eventualmente parlare. E andiamo a fare di nuovo l'operazione di prima. Come vedete adesso ha avuto successo, ok? Ha sbavato leggermente qua. Possiamo eventualmente correggerlo muovendo nuovamente il nostro oggetto o continuando a suddividere, va bene? Oppure eventualmente lo andiamo eventualmente a correggere, possiamo anche correggerlo a mano. Quindi possiamo eventualmente con Knife problemi di questo tipo ne vedrete in continuazione. Quindi bisogna anche imparare poi ad agire per Forse se lo avvicini correggere un il. po', Come? forse se lo avvicini un po' potrebbe fare meno proiezione, così viene Guarda, meno. faccio, ti assicuro, faccio prima a risolvere il problema alla vecchia maniera, quindi genero quello che lui vuole, perché alla fine, come vedete, lui vuole appoggio e io glielo do. Quindi, knife. Ok. Quindi, poi mi vado a riselezionare le facce, queste qua. Ok. E poi vado per esempio a fare un lavoro di questo tipo. Magari avevo bisogno di creare un oggetto di questo tipo. Ok? Ripeto, questo è veramente un momento brillante per dirvi che grosso modo, come il Boolean o comunque come tutte quelle operazioni molto difficili che si fanno sulle mesh, soprattutto le operazioni distruttive, questi sono errori che si presenteranno, quindi bisogna soprattutto
conoscere bene il software, conoscere bene i tool e i modificatori e imparare con l'esperienza a risolvere i problemi operativamente, cioè al momento. Quindi, se io questo cerchio non lo potevo muovere per mille ragioni, allora vado a ricostruire il pezzo. Se eventualmente in un'operazione booleana mi fa tutto bene, ma non mi restituisce una faccia di un milione di facce, quella faccia la vado a chiudere a mano. Ok? Quindi bisogna entrare un pochettino anche nel gioco, nella considerazione che le operazioni che vengono fatte sono davvero tantissime. Bene. Adesso che cosa facciamo? Adesso leviamo il nostro cubo. Nel frattempo, se avete domande, ci siamo. Bene, Io ne però avrei io. una. Anche io avrei una domanda. Sì. Vai, vai prima te, poi. Allora, sempre utilizzando questo tool, se io voglio fare il taglio da parte a parte dell'oggetto, cioè Preciso a metà. farlo che perfora tutto l'oggetto, tipo il cubo che hai fatto te, ma praticamente creare proprio tipo un'apertura dentro con questo tool, è possibile? In effetti è quasi quello che volevo dire io, cioè lui ti sta dicendo, ecco, Sì. metti che tu qua al centro, come se gli sparassi un proiettile, fai un buco Esatto, farlo da passare da parte parte a parte. a parte. Però il problema qual è? Che in effetti col Knife, quando tu fai il foro col project, lui immagina come se all'interno del cubo fosse come una scatola vuota, no? Quindi tu ti fa il buco davanti e ti fa il buco dietro se lo metti però con la trasparenza. Vabbè, con Connect, vedete che esiste il Connect per fare queste cose. Cioè, se io ho un buco da un lato, un buco dall'altro, Connect crea all'interno il collegamento tra i due buchi. Se ci fai vedere un attimo. Sì, allora, in pratica, ritornando, diciamo, quindi vogliamo fare il buco con... lo facciamo in maniera molto più semplice, ok? Allora. In un Creo, buco passante, in poche parole. sì. Creo per esempio con I, no? Mi creo queste due facce che tolgo, ok? Quindi si presenta più o meno la stessa cosa, no? Immaginate che avessi fatto con le due figure o due figure diverse o due figure uguali questo tipo di cosa. Ok. Tasto destro, allora, bridge, connect, esatto, sì, ricordavamo tutti quanti più o meno bene. E questo è, se io ho una figura, faccio per esempio con appunto il Knife Project, ho una figura, ad esempio, no, una A magari troppo complicata, però una figura in un modo e dall'altro lato in un altro modo, selezionando appunto i loop, con il connect si fa. Quindi quando per esempio su un cilindro fai un buco e al centro, tipo come se l'avessi passato da parte a parte, come adesso, Sì. ma sul fianco, non sopra, da sopra sotto, e ti viene male che ti fa tutti i segni, è perché evidentemente sarà perché gli mancano, diciamo, delle basi d'appoggio, quindi deve essere più suddiviso, è Ma questo. in realtà io vi consiglio eventualmente per fare questo tipo di cose di andare ad utilizzare il Boolean se volete fare queste cose più complicate. Ci sono dei momenti che va utilizzato il Connect, Bridge Connect o come si chiama lui, si chiama per la precisione, si chiama... Sì, ma tanto anche col Boolean ti dà lo stesso problema, non è che. Sì, ma dipende sempre, io credo che dipenda sempre dalla macchina. Comunque il Boolean è anche un tool che dà, insomma, grossi problemi. Anche se devo dire che è davvero migliorato, ma è pure di parecchio, eh. Il comando esce quando avete un loop, chiaramente, quindi bridge edge loop. Se non avete un loop e fate tasto destro non vi esce, ok? Quindi dovete avere un loop, cioè
una serie di spigoli chiusi, ok? Quindi faccio il tasto destro, adesso lo posso vedere, bridge edge loop. Bene. Comunque, tornando al nostro knife, va bene? Adesso volevo farvi vedere praticamente qualcosa. Tu mi avevi chiesto di vedere qualcosa praticamente, no, Walter? Eh sì, certo, bene. Allora. Ok, a questo plane che ho messo in scena, okay, vado ad aggiungere un materiale e al materiale vado ad aggiungere quindi una texture che ho già preparato, va bene? Quindi, open e sul mio desktop ho messo delle texture. Iniziamo con questa che è molto semplice, giusto per cominciare a capire come funziona, va bene? Queste sono delle immagini, una più complicata dell'altra, però a gradi, quindi andiamo a vedere questa innanzitutto. Bene. Bene, questa è una nostra finestra, quindi la finestra che potremmo avere in un palazzo molto più grande, quindi una texture molto più grande. Adesso ci facciamo finta che stiamo lavorando su questa finestra. Quindi immaginate magari una texture molto più grande, in un poligono molto più grande, e ci stiamo adesso concentrando sulla finestra, quindi sul lavoro della finestra RX90, la metto verticale così ci capiamo. Questa è la finestra che vogliamo andare a modificare. Cioè, cosa vogliamo fare effettivamente? Cioè, andiamo a utilizzare il tool Knife nel migliore dei modi. Ok? Quindi, cosa faremo? Devo andare a creare tutte queste differenze che sto vedendo sulla mia finestra. Potrebbe essere una porta, una finestra, ma potrebbe essere, ecco, architettura, tecnica, organica. Quindi, e lo vedremo, vi farò vedere qualche esempio. Bene, la prima cosa da fare quando devo utilizzare il tool è quello di andare ad osservare attentamente l'immagine che devo andare a tagliare. Ok, quindi sto osservando l'immagine, cosa si presenta? Una finestra, ok, con appunto l'incavo dove è situato proprio l'infisso e poi questa serie di rigori che sono messi attorno alla finestra, una finestra di un palazzo probabilmente abbastanza datato, ok? Blender è un software molto particolare, molto grande, con tantissima roba. Io vi consiglio di conoscere bene, bene alcuni strumenti, per esempio il controller R, no? Che mi permette di creare dei loop direttamente sulla faccia. Infatti, cosa faccio io adesso? Potrei andare a tagliare grazie ai loop, quindi una volta che do il mio loop, per esempio, no? E si comporta effettivamente come un taglio, ok? Quindi li vado a sistemare, posso fare anche quelli verticali, potrebbe essere anche utile farlo così, d'accordo? Ma io voglio utilizzare direttamente il tool knife. Bene, dipende sempre da quello che facciamo, quanto precisione vogliamo mettere, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo che non bisogna essere, fra virgolette, nessuno si offenda, ottusi nel voler imparare tutto di Blender, è impossibile. Imparate alcuni strumenti che vi possono essere molto utili nel creare gli oggetti, va bene? Non state lì a cervellarvi per farlo perfetto, 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 perfetto. Molto spesso è molto più appagante invece anche quello che effettivamente è un po', anzi, le imperfezioni in generale. Utilizziamo il nostro tasto knife, il nostro tool knife. Allora, uso knife e comincio a effettuare effettivamente dei tagli attorno alla mia figura, senza curarmi di topologia o di cose che devono essere fatte. Non sto neanche lì a utilizzare gli ancoraggi o gli snap. Non sto facendo niente di questo. Io sono un artista e mi comporto da artista. Mi serve che questa parte venga estrusa e allora la lavoro.
Perché faccio questa parte qua? Faccio questa parte, taglio questa parte, perché è quella che verrà più fuori rispetto al resto, ok? Rispetto anche allo stesso incavo dove è la finestra. Non vi preoccupate se il taglio non è perfetto come, non aderisce perfettamente come volete voi. Per esempio, in questo caso, vedete, io ho lasciato un po' di muretto fuori. Non è un problema. Oppure, per esempio, qua ho aggiunto qualcosa che non dovevo fare. Vado e lo vado di nuovo a riselezionare, a ritagliare se è il caso. Ok? Quindi mi ancoro al bottone. Poi cosa faccio? Entrando in modalità spigoli, seleziono quelli che sono gli spigoli che non mi servono. Ok, scusate, ho selezionato questo e questo. Cancel, non faccio cancel edge, ma faccio dissolve edge. In questo caso, come vedete, lui mi ha direttamente tolto il tutto perché non ha avuto un appoggio. Se io creo tutta una serie di tagli anche in questo senso, lui aiuta il software a ragionare. Vedete, io aggiungendo questo non mi ha fatto il gioco. In object mode non si vedranno più, ok? Cosa invece si vedrà selezionando faccia, extrude, cosa si vedrà? Quello che serve a noi, cioè il nostro mattone estruso come nella realtà, vedete? Poi entrando in edit, questo è un esempio molto semplice che sto facendo, giusto per sciogliere un po' il ghiaccio, ok? Poi che cosa abbiamo qua? Abbiamo questo gradino, vedete? Poi abbiamo anche i solchi, cioè io questi solchi non li sto neanche tenendo in considerazione perché non li voglio mettere perché magari nel nostro modello, quando sarà online o quando sarà pronto, questi solchi mi va bene che siano solo disegnati, ok? Ma li posso anche rigenerare, non è un problema. Una cosa che invece devo assolutamente fare è l'incavo della finestra, considerando anche questo piccolo gradino, ok? Quindi prendo la nostra finestra, taglio il loop della finestra, seleziono la finestra, entro di poco, ok? E nuovamente effettuo un taglio nel gradino perché voglio che venga, perché è caratteristico e voglio che questo gradino sia presente. In più, riseleziono la faccia e ok, e do un po' di profondità. Ok, bene. Qual è il problema grosso di questo lavoro che io ho fatto col Knife? Considerando che io posso in un secondo momento, per esempio, piazzare il 3D cursor, andare a mettere, un attimo, ok, andare a introdurre un cilindro, per esempio, e se lo scalo, vedete? Che cosa posso fare? Posso poi andare a lavorare ok, e quindi lo posso duplicare e quindi mi vado a creare il sistema qua. E posso, ovviamente, siccome poi la griglia dietro disturba questa che io effettivamente sto generando dal vero, no? Chiaramente io dietro dovrò mettere l'immagine di una finestra pulita, ok? Entro in edit, prendo il mio cubo e lo trasformo G in la parte, no? Che attraversa i pilastrini. Ok. Quindi, fatto questo, G, la vado a piazzare. Ok, fatto questo, per esempio, poi mi vado a prendere l'immagine, vediamo se la troviamo proprio al volo, al volo, al volo, vediamo finestra. Sto cercando su Google l'immagine di una finestra da mettere da buttare dentro così alla buona, per esempio questa qua, ok? Quindi che cosa faccio? Prendo
nostro immagine, questa qua, il poligono, aggiungo un materiale, ad esempio, e vado ad aggiungergli base color, lo vado a dare innanzitutto ad assegnare al poligono, ok? E poi a questo poligono vado ad assegnare un'altra immagine che è chiaramente l'immagine della nostra finestra, ok? Così abbiamo anche il prodotto, diciamo, finito. Va bene, questo vi ripeto, è veramente un esempio veramente banalissimo. È proprio l'inizio dell'utilizzo del nostro Knife. Ok? E vado ad inserire questa immagine. Ok, quindi non abbiamo più la griglia che disturba, va bene? Si possono fare tante cose, poi si può aggiungere bevel, eccetera. Si possono, per esempio, selezionare, una volta che magari abbiamo tagliato anche questo, si può aggiungere un poligono e quindi dare anche un bevel a tutte cose in maniera tale da migliorare ulteriormente. Cosa stavo dicendo prima? Il Knife, ahimè, screccia chiaramente l'immagine, quindi avremo, dove abbiamo effettuato effettivamente l'estrusione, tutta una serie di tiraggi della nostra texture. Va bene? Come possiamo sistemare questo problema? Io fra qualche tempo, fra qualche giorno, effettuerò anche un workshop sull'uso dell'unwrap. Adesso lo facciamo in maniera molto veloce, va bene? Però chiedo a chi avesse magari dei problemi oppure delle curiosità, volesse migliorare un pochettino la propria tecnica, di partecipare al workshop che si terrà fra qualche giorno, che parlerà e sarà incentrato direttamente sull'unwrap. Perché succede questo? Succede appunto perché abbiamo tirato in avanti il nostro poligono e chiaramente le facce che si sono generate hanno seguito la verticalità della proiezione della nostra texture. Se noi andiamo Orson a vedere. Wrap sarà il 4 ottobre, secondo il calendario. Grazie Walter, il È 4 ottobre. il primo corso o workshop che si è quello, non c'è altro. Sì. Allora, come possiamo risolvere il problema di questi poligoni che sono stati screcciati? O li selezioniamo uno per uno, quindi li selezioniamo tutti quanti, ok? Questi qua laterali, tutti questi qua screcciati, ok? No? E quindi che cosa andiamo a dire? A questi poligoni, tasto destro, ok, e diciamo, scusate, U, quindi premendo la tastiera U, esce appunto la finestra per la gestione appunto dell'unwrap dei poligoni che io ho selezionato. In questo caso, per esempio, io posso fare Smart Project, ok. E mi genera tutti, mi mette in ordine sul piano di unwrap. Vi ricordo che sono nella finestra, ho aperto il nostro V-Editor. Qui sto vedendo l'immagine e quindi l'unwrap delle facce. Ho selezionato le facce laterali e quindi ho in gestione solo quelle facce sul piano di unwrap e ho dato con U il comando Smart Project e quindi mi ha messo in ordine tutte queste facce. Ok? Cosa posso fare di queste facce? O per esempio, prendendo 3, posso gestire le varie facce, quindi le posso andare a muovere, ad esempio, e metterle, per esempio, in un posto idoneo, no? Dove la nostra texture anzi, siccome lavoriamo sul bianco, quindi stiamo lavorando quindi sull'estrusione del bianco, non del muro, G, le posso mettere, per esempio, qua, ok? No? Come potete vedere, per esempio, vediamo dov'è una di queste. Vediamo, per esempio questa, vedete? L'ha messa qua. Io la posso prendere, per esempio,
G, la posso mettere qui su questo piano, su questa piastrella con S, ok? E come potete vedere, si è andato a sistemare il danno, tra virgolette, vedete? Perché non ho fatto altro che mettere questa piastrella, l'unwrap di questa faccia, scusate, su questa immagine. Io la vado, se la vado a muovere, la metto sul muro, si vedrà chiaramente quella del muro. Ok? Perfetto. Ad esempio, se io volessi evitare questo risultato, cioè volessi evitare che si veda questo pezzo qua, vedete, io nel taglio ho lasciato questo pezzo di, no? È semplice. B, seleziono 1. B, seleziono i vertici che riguardano questa piastrella, la vado a muovere, G, e vado a correggere, vedete, sul muro vado a correggere il... Scusa Alessandro, con B che cos'è che hai fatto? Non ho capito. Con B è la selezione quadrata. Tu dici, perché usi la selezione quadrata? Perché siccome qua noi abbiamo due vertici, se io lo seleziono così semplicemente con un clic, succede questo, G. Cioè, ah no, vabbè, questo siccome stiamo ragionando sul piano, va bene. Se avessi selezionato questo, avrei dovuto selezionare B, perché se no G. Infatti cercavo di Cioè, capire capito, questo. poi muovo anche quella dietro, va bene? Comunque, morale della favola, abbiamo sistemato il nostro muro, cioè abbiamo nascosto il problema. Stesso discorso qua, cioè io posso prendere questa... E questa G, no? Per fare giusto rispuntare il nostro angolino qua, vedete? Adesso ho una continuità. Quindi, come potete vedere, ho davvero una buona riuscita della gestione della nostra immagine, quindi del nostro modello su un'immagine. Quindi stiamo trasformando in pratica un'immagine 2D, un'immagine 2D in un'immagine tridimensionale. Ok, come parleremo abbondantemente anche nel corso, nel workshop per l'unwrap, conviene relativamente fare un lavoro del genere. Questo lavoro che io sto facendo è un lavoro, diciamo, sporco, vedete? Perché io ho tanti pezzi, io adesso ho selezionato tutto quanto il modello, io ho tanti pezzi di unwrap messi uno sopra l'altro. Se non devo fare bake, può anche andare. Ma se devo fare il bake della texture, quindi devo imprimere le ombre, oppure devo calcolare il diffuso, oppure il bump, oppure tutta una serie di cose che mi permette di fare il bake, con questa logica che io sto utilizzando è impossibile, perché in pratica succederebbe che il bake viene fatto su mattonelle di unwrap sovrapposte una all'altro e il risultato sarà nero in certi punti, ok? Quindi le isole, cioè i vari unwrap delle varie facce devono essere in pratica sull'isola in maniera... non sovrapposta, quindi non posso avere, come in questo caso, piani di unwrap, scusate, unwrap di facce sopra facce, perché benché non mi dia nessun tipo di problema a livello visivo, se vado ad utilizzare per esempio il bake, faccio un esempio, il bake, viene nero. Ok, adesso in questo caso noi abbiamo sistemato, va bene, questi due gradini li abbiamo sistemati, come potete vedere sono in ordine, questo magari potremmo andarlo a correggere un pochettino, perché quindi possiamo andare a correggere un pochettino, vedete l'unwrap che potenza che mi dà, che potere di gestione posso andare, quindi B, U1, B e G. Posso andare per esempio a gestire il mio... Allora,
questo, seleziono questo, seleziono con uno. Vi ricordo che gli strumenti, i shortcut da tastiera sono uguali per tutte quante le finestre di Blender. Chiaramente dipende da quello che fa la finestra. Come potete vedere, io utilizzo per esempio il tasto 1, 2, 3 per selezionare nell'unwrap, non nella 3D View, ma nell'unwrap seleziono, posso selezionare vertici, spigoli, ok? Quindi posso selezionare lo spigolo e chiaramente con tre facce, come nel caso, vedete, spuntato il puntino nella faccia, selezionando mi seleziona tutta la faccia, ok? Come nel software, nella 3D View, posso selezionare appunto vertici, spigoli e facce. G per muovere il mio vertice nel piano di unwrap e andare a correggere appunto quello che non va. Ok? Quindi in questo caso potete vedere il lavoro sicuramente più pulito. Tengo a precisare che chiaramente io lo sto facendo in maniera anche molto lenta, in maniera tale che si capisca, ma un lavoro di questo tipo. Con la conoscenza del tool, davvero si fa in 5 secondi, non dico minuti perché, ma veramente è un lavoro rapidissimo, soprattutto in un modellino, così molto lineare come questo. Ok? Non continuo perché voglio passare a un altro esempio, va bene? Introduco un altro piano, va bene? Magari lo ingrandisco un poco e questo piano chiaramente vado poi a mettere nuovamente un materiale. Su Base Color vado a inserire una Imagine Texture e chiaramente mi vado ad aprire la mia Imagine Texture. Io ho già preparato qualcosa, per esempio la nostra Willis, ok? Quindi la nostra Jeep. Già come potete vedere, stiamo utilizzando un qualcosa di più complicato, no? Finire sto lavoro qua è duretta, eh. No, no, ti assicuro è molto semplice, non l'ho scelto a caso, perché puoi vedere, questa è una macchina molto, molto schematica, molto lineare, stessa tecnica della finestra, ok? Cioè io che cosa faccio? In questo caso mi conviene girare il poligono in verticale, quindi che cosa faccio? R chiaramente X 90 e mi giro l'immagine, va bene? Poi mi premo uno da tastiera e mi metto nella front, ok? Clicco sul poligono, entro in modalità edit, premo il nostro tasto knife e comincio a tagliare il nostro modello, va bene? Non tengo in considerazione il parabrezza perché chiaramente il parabrezza lo vado a ricreare in un secondo momento. Vado a già a crearmi anche le curve, vedete? Quindi tanti più punti prendi, tanto più preciso rimarrà. Esatto. Poi chiaramente conoscendo i vari strumenti di modellazione, potrò intervenire in un secondo momento per correggere cose che non vanno, va bene? Intanto comincio a tagliare. Ok, qua andiamo a salire e via. Ok. Questo pezzo, per esempio, io posso tranquillamente premendo Shift D, duplicarlo, va bene? Voi direte, ma perché lo devi duplicare? Io intanto lo duplico perché poi premo P e lo separo. Quindi l'ho separato dal mio piano, va bene? Esco da Edit Mode clicco quello che ho fatto e riclicco Edit Mode proprio sul modello A, okay, e lo estrudo. Va bene? Quindi questa faccia la levo, face, ok, e a questo oggetto, chiaramente, però devo considerare sempre l'origine dell'oggetto, quindi io posso mettere per esempio il 3D cursor qua, ok, e per esempio dire all'oggetto set origin al 3D cursor, ok, quindi come potete vedere il pallino giallo della nostra origine si è andato a collocare qua, va bene? Perché devo andare a inserire in questo caso che mi serve il nostro bellissimo modificatore mirror, va bene? Quindi seleziono il lato che mi serve, no? E già come potete vedere la nostra Willis sta prendendo forma.
bene. Quindi cosa potrò fare anche al nostro mezzo? Potrò andare ad inserire, per esempio, la texture frontale. Bene, quindi prendo questa immagine, quindi questo poligono, e posso andargli a dire U unwrap. Chiaramente sulla texture, sulla faccia mi va a mettere, una volta che ho corretto l'unwrap, l'intera immagine. A me non serve l'intera immagine, quindi dovrò andare, scusate, ad intervenire sul VIA Editor. Quindi prendo il mio poligono, che in questo caso l'ho messo gigantesco, per questo vedo le immagini piccole, che si Enormi. chiamano RX90. Se non dovesse bastare R180, lo giro al contrario, dopodiché S lo rimpicciolisco e lo vado a portare nella parte anteriore del nostro mezzo. Va bene? Lo vado a fare coincidere quanto più possibile, nella considerazione che questo qua è tutto temporaneo. Va bene? Quindi posso anche prendere il mio spigolo, lo posso screcciare, quindi creare già l'effetto, come abbiamo detto prima, l'effetto trapezio. Seleziono il mio frontale, lo vado a posizionare. Vedete, già comincia a prendere forma, no? Perfetto. E cosa faccio adesso? Prendo ad esempio, sempre con il tool knife, vado a prendere per esempio il parafango, lo vado a tagliare Estrudi. con il knife, nuovamente io taglio proprio lo spessore. Ok. Seleziono la faccia che riguarda il parafango sull'asse Y, ok? Poi che cosa faccio? Premo S, Y, 0 e lo allineo. Come vedete, già comincia a prendere la forma della nostra macchina. Va bene? Alessandro, scusa, ti Sì. volevo ricordare di salvare. No, Ho detto controllo perché S, gliel'ho detto c'è prima. due senza. Ah, scusami, non avevo sentito. Beh, scusami, sarei già fatto. Allora, poi seleziono, non continuo perché voglio parlare anche di altro. Utilizzo per esempio il bevel per fare per esempio la nostra stondatura. Vedete il Bene. bevel come ha agito in maniera perfetta sul nostro veicolo, no? Ha fatto proprio quello che serviva a me. Posso poi con il knife continuare a, per esempio, tagliare questa parte che non mi è utile, quindi andare a Alessandro, dare la forma, no? posso fare una domanda? Certo, mi Se tu anziché usare il bevel avessi invece ritagliato col knife, stando sul frontale e quindi sì. estruso, la texture sarebbe rimasta o sarebbe stata tranciata via? Non so se mi Quindi spiego. Cioè, se tu adesso ti metti in vista di fronte alla Jeep, no? E con lo strumento knife vai a tagliare la curva e poi fai un'estrusione. noi possiamo utilizzare tutti gli strumenti che vogliamo senza nessun tipo di problema. Se devo essere sincero, io preferisco utilizzare il bevel perché è il più semplice. Vedete, io con un movimento, no? Però nella considerazione che devo fare qua un altro taglio, che è praticamente knife qua, knife Y, vado a tagliare qua. Vedete, io seleziono questo angolo, ok, CTRL B, e mi vado praticamente a fare perfettamente lo sfondamento, ok? È proprio venuto come nella Jeep, effettivamente. È chiaro, poi uno, conoscendo i vari strumenti, no?
può utilizzare quello che ritiene migliore. Ad esempio, un pezzo così complicato, no? Perché questo è un pezzo effettivamente difficile da gestire. Cioè, io adesso devo andare a togliere questo pezzo qua. Vedete, questo è un ingombro che io non voglio. Ok? Come potrei fare? Potrei fare in tanti modi, ma quale prediligo io? Prediligo il sistema più distruttivo del mondo. Quindi vado a tracciare una linea, poi knife, quindi vado a X, Y, a tracciare un'altra linea, ok? E mi vado praticamente effettivamente a levare le facce, ok? Questa con S, Y, 0 la porto in posizione dritta, quindi poi con l'ancoraggio G, con l'ancoraggio in vertex G, me la vado a posizionare qui, quindi questo angolo si è allineato a questa paratia qua. Mi vado a selezionare per esempio queste facce e effettivamente le elimino. Ok. Mi vado a saldare i vari vertici, ok. Mi vado a chiudere quello che va chiuso, nella considerazione che qua sotto va la ruota in pratica, va bene? Quindi questo è uno spazio ricavato per la ruota e questo è dritto, vedete, non c'è nel disegno non c'è uno svaso che mi fa No. intendere che si allarghi. Si allarga il cofano qua sopra, ma qua sotto non si allarga, è dritto per dritto, proprio perché è la posizione della ruota, ok? Per questo prima ho detto osservazione, ok? E lo vediamo pure da qua. Questa è la paratia interna, questa parte, questa faccia interna è piatta, non segue la logica del cofano, va bene? Poi, Cosa cosa si è trovo? stracciato? Perché? Come? Si è stracciato un po', perché? Si è screcciato perché ogni tanto quando effettuate per esempio dei tagli o delle cose eccetera, si presentano degli errori nell'unwrap. Questi errori possono essere risolti per esempio aggiungendo un semplice taglio, vedete? Perché non ha trovato più un appoggio, diciamo, nella faccia, perché la faccia si è andata matematicamente, nella struttura della faccia, è andata, diciamo, persa qualche informazione, aggiungendo un ulteriore taglio, aiutiamo, l'unwrap a poter lavorare meglio. Stesso discorso qua, vedete? Sembrano due facce distinte e separate. Io aggiungo, per esempio, un taglio qui e si va a sistemare. E così via. Ad esempio, il radiatore. Faccio quest'ultimo esempio e poi passiamo a un altro esempio più diciamo, che porta un'altra difficoltà aggiunta. Beh, radiatore stessa cosa. Io posso prendere poi il radiatore e posso andarlo a metterlo in fondo, ok? Quindi dà l'impressione del radiatore. Qui abbiamo detto che introducendo il nostro cerchio, no? Quindi R, Y, 90, S per scalarlo, abbiamo parlato prima del Knife Project, lo utilizziamo, possiamo per esempio utilizzare qua, ok? Quindi come ho fatto vedere nell'esempio iniziale possiamo utilizzarlo pure per tirare fuori come si chiama. Ma voglio fare una cosa più barbara, quindi utilizzo proprio il tool, il knife, per tirarmi fuori il faro. Quindi lo vado veramente a tagliare facendo tanti micro tagli sul cerchio. Okay? E questo vale per tutto, dovete fare i bulloni di una ruota, degli ingranaggi, le luci dell'automobile. E lo fateli così, cioè veramente in maniera barbara. Nessuno mai si accorgerà che siete stati molto approssimativi. Ok? F, Certo. E, I,
GX I GX I GX, ok. E ho creato la bombatura del vetro, per esempio. Va bene? Ok. Salva. Poi questo lo passo dopo. Stesso discorso per dietro. Poi posso andare a creare la parte interna, no? Perché io ho fatto la parte a parte, però se dovessi poi eventualmente mettere la ruota qua, semplice. Prendo questo pezzo qua, ok? Ctrl R, anzi, faccio così, ok? E vado ad aggiungere, per esempio, un taglio qua e mi ricollego a questo. Perfetto. Invio. Prendo questo pezzo qua fino a qua e faccio S, Y, 0, quindi allineo, G lo muovo, ok? Prendo queste facce, ok? Le cancello, face, prendo i miei due F, prendo questo. Più questo, più questo. E crea la ruota. E mi sono creato il Perfetto. pezzo. Se è troppo interno, chiaramente lo muovo per creare chiaramente più spazio per inserire la ruota. Va bene? Perfetto. Poi avevamo detto questi pezzi sono molto, cioè questi tagli sono molto netti. Niente di più semplice, prendo i vari spigoli, CTRL B, e posso aggiungere appunto una maggiore sinuosità. Ok? Come Anche vedete, bello. l'arco è più dolce adesso, va bene? Per esempio, qua si vede la ruota, io non voglio che si veda la ruota. Come posso fare per non farla vedere? Prendo, vado sul, qui sul, l'unwrap. Prendo proprio il pezzo che riguarda questa parte del parafango, lo rimpicciolisco magari, piccolo piccolo, G, lo porto in una parte per esempio verde, no? Vi ripeto, questo se non devo fare il bake, ok? Stesso discorso, voglio tirarmi fuori per esempio la pala, ok? E poi passiamo a un altro esempio. Mi taglio la pala, dal mezzo, ok, in maniera molto speditiva. Ci lavorerò in un secondo momento, per esempio, ok. Perfetto. Mi seleziono la pala, ok, e con Shift D me lo porto Poi fuori, ok. P e te la fai. E la separo. Bene, adesso che cosa faccio? Ritorno magari sul mio modello perché io non li voglio questi tagli, non mi servono più. La pala io l'ho tirata fuori, quindi vado a selezionare i vari loop, ok, che ho aggiunto per tirarmi, strappolare la pala, cancel, dissolve edge e la pala è sparita, il taglio, va bene? Questa pala mi servirà dopo, la potrò lavorare al meglio delle mie possibilità con quello che io so fare con Blender, d'accordo, e la metto da parte. Che cosa farò? Creerò due texture. Questa texture che userò per gli oggetti, che ne so, la ruota, i pezzi che mi servono da aggiungere al mezzo. Un'altra texture come questa, identica, ma con Photoshop avrò cancellato le pale, ad esempio, i vari ammanicoli, questo pezzo qua del parabrezza, cioè tutte queste cose qua le vado a togliere, va bene? Ad esempio. Qua sotto io adesso lo chiudo in maniera molto molto speditiva. Ok, F, e qui aggiungo per esempio un'altra faccia, F, aggiungo facce, prendo queste immagini e mi metto in laterale, questa è un'altra cosa molto importante. U. E faccio proiezione dalla vista. Ok? In proiezione dalla vista mi proietta direttamente proprio tutta l'intera figura, così come è nella mia vista, ok? In maniera ortogonale. Io prendo
l'immagine S, ok, G, e la vado per esempio a posizionare sul pezzo che mi interessa, va bene? In maniera tale che viene proprio perfettamente sul dove io voglio, ok? È chiaro, in questo caso si vede la ruota, ma vi ripeto, nella seconda texture che vado a generare, no? Io questo pezzo di ruota lo levo, ok? Quindi farò tutto grigio. Se volete lo possiamo vedere come fare, però è chiaro Ma che io potresti devo. creare un materiale. Ma posso anche creare materiale, ma noi utilizziamo il Knife sulle fotografie perché l'effetto che crea la fotografia impressa sulla mesh, un materiale te lo dà, ma ci devi lavorare, lavorare, lavorare. Invece in questo caso, vedi, io ho la mia Willis, no? Già, diciamo, generata in pochi attimi. Compreso la texture, no? Già, diciamo, sporca, già con tutti quanti i vari effetti, eccetera. In questo caso, per esempio, posso utilizzare, come abbiamo detto prima, gli strumenti sono gli stessi, quindi utilizzo una selezione ponderale, quindi vado a ridurre, per andare a correggere, per esempio, questa unwrap. Quindi sto utilizzando una selezione ponderale, una di quelle selezioni, no? Vi ricordate? Chi ha fatto il corso di Francesco se lo ricorda questo comando, Sì. È un ok? po' difficile da usare, però. No, 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 non lo è assolutamente, ci vuole solo un po' di pratica. Ok, Ma io ho certo. ricorretto il sistema. Quindi che cosa succede? Che ho in pochi minuti, in pochi istanti, ok, già creato una buona base la nostra Willis, no? Con quello che io so, in quanto tempo pensate che possa creare questa Willis? Io in mezza giornata l'ho realizzata. Adesso sono le 11, vi voglio far vedere altri piccoli esempi, va bene? Quindi, proprio di uso del Tool Knife. Spero che fino adesso, insomma, siate soddisfatti. È un gran tool, quindi davvero mi piace spiegarlo perché si possono fare davvero cose micidiali. Se aggiungo un altro oggetto, un nuovo oggetto, aggiungo quindi un materiale, aggiungo quindi una texture al mio materiale e adesso vado ad aggiungere che cosa? Vado ad aggiungere Lo il. screencast che non l'hai messo. No, non lo metto adesso, basta. Non so, Ma non fare credo questo. che il problema sia anche quello. Allora, andiamo Questa è scaramanzia. Ci tendiamo. a vedere il risultato e quindi abbiamo la nostra radiolina. Ok, questa è Eccola. una semplice radiolina, una Caruccia. SX. Vado a settare. Adesso andiamo a prendere per esempio questa immagine. Questa immagine, mettiamo in top, presenta dei problemi per quanto riguarda l'uso per come lo stiamo utilizzando noi il Knife, cioè il fatto che sia una fotografia fatta dall'alto e quindi abbiamo In prospettiva. Le parti, no, ristrette, quindi come potete vedere va a restringere. Bene, noi possiamo risolvere il problema come? Entrando in edit, quindi in edit mode e allargando le due estremità, quindi con S, X e vado ad allargare le due estremità, però ho questo problema qua che praticamente va a precludere un pochettino tutto quanto la forma, oppure semplicemente, sempre con il nostro knife, andiamo a fare tutto quanto quello che dobbiamo fare senza problemi. Ok, la difficoltà sta proprio nel utilizzare delle risorse che potrebbero non essere facili da gestire, come in questo caso, no? Io posso anche prendere l'immagine, portarla su Photoshop o GIMP, quindi andarla a screcciare in maniera tale da renderla piana, ok? Cosa che poi farò vedere al momento che faremo
il workshop sull'unwrap, sul VMAP, no? Quindi RX90 la portiamo in piano, entriamo in edit mode, selezioniamo la faccia e possiamo praticamente anche eliminare tutto quello che è in più, ok? Quindi Volendo. X, ok? Selezioniamo la faccia, premiamo E, extrude, ok? Andiamo praticamente adesso a creare, o aggiungiamo un lattice, oppure muoviamo tutto quello che sono i vari spigoli per andare a correggere la nostra posizione. Quindi G, andiamo a correggere quindi la posizione del nostro sistema, della nostra text, del nostro modello in pratica. GX, ok. Ovviamente qualcosa si è andato a scassare all'interno dell'immagine, perché ovviamente Certo. non è un problema. Sempre con Knife andiamo a tirare delle linee e si addrizzerà, vedete? Con la S mi pare qua fatto. Z. Ah, Z, ok. Sì, gli strumenti sono gli stessi. Con la Z, ok. Ok. Quindi che cosa farò? Continuerò poi con il mio knife a lavorare per tirare fuori quelle che sono le parti principali di questa radio, no? Quindi Altoparlante. ok, quindi selezionerò le due facce, le farò rientrare leggermente, ok? E poi Poi restauri. con knife, sempre con il tool knife, farò praticamente il bordino, quindi questo bordino qua, andrò a fare questo particolare, no? Questo è importante, questa è proprio una delle caratteristiche di questa radio, ha questo bordino probabilmente in plastica, ok? Probabilmente questo bordino fuoriesce, non lo posso sapere, però è, ovviamente lo sto facendo in maniera molto, molto grezza, ok? Fate chiaramente non siate grezzi come lo sono io adesso, ok? Con I creo il bordino, ok? E con E rientro, va bene? Poi, stesso discorso, sempre con il tool, mi taglio lo schermo. Questa non è una radio, è un televisore. Questa, se ci Non posso... dicevo. In una scena, con questo lavoro che stiamo facendo, anche in maniera, anche questo lavoro, anche grezzo, ok? In una scena, questo piazzato in un mobiletto, ma chi se ne accorge che è un lavoro fatto magari grezzo? Ok? Qua che cosa faccio? Faccio praticamente, vado ad inserire dei tagli, ok? Adesso vi faccio Riduttelo. vedere il perché. Inserisco dei tagli. Alcuni li ha aggiunti il software, altri li aggiungo io, in maniera tale da poter creare l'effetto che probabilmente è creato nel televisore. Questo televisore chiaramente presenta uno schermo in vetro, una lastra in vetro davanti, quindi ci sono dei bagliori che magari sono indesiderati, però vi ripeto, una volta che entrate con Cycle non li vedete più queste cose qua. G. Lo faccio rientrare, quindi creo una sorta di conca, ok? Poi con I mi vado a ricreare sempre, vedete, questo svaso verso l'esterno, con I. Zeta. X. I. Qua c'è un errore, vedete? Quindi lo devo andare a correggere, non è un problema. G, vedete, lo sposto, meramente lo sposto, non mi sono ammazzato la vita, come avete potuto vedere. Aggiungo altri tagli, un altro ultimo, perché poi stiamo andando troppo stretti. Lo faccio uscire un altro poco, no? E come potete vedere, già il nostro televisore ha preso vita. Il pomello, andiamo a vedere il pomello. Com'è lo stesso discorso, utilizzo il tool,
Ripeto, io sto facendo una cosa molto grezza, con tutta tranquillità potrete fare tutto quello che volete. Ok, tagliamo, tagliamo, tagliamo. Tiro fuori il mio pomello con i S, E, I, G. Riesco un pochettino. Andiamo all'altro. L'altro, stesso discorso. Mi vado a tagliare il loop. Potrei utilizzare lo stesso che ho tirato fuori, ingrandendolo e giocando su le grandezze. Bene. Però voglio continuare a fare questo tipo di lavoro per, scusate, Forse qua il project ti avrebbe aiutato di più. Col possibile, sì. Ok. cerchio in un attimo. Ok. Face, vado a selezionare questo, cancel, dissolve edge e automaticamente, come vedete, me l'ha tolto. Adesso che cosa facciamo? Questo lo devo chiaramente separare con key separate, quindi poi vado a prendere i due pomelli, G, Y, li vado a mettere nella posizione che mi interessa, G, ok. Magari lo duplico e li vado a mettere nella posizione che mi servono. Ecco. Adesso, che cosa facciamo? Dobbiamo o prendiamo per esempio una texture radica, va bene? Oppure potremmo azzardare a fare sempre il nostro unwrap con il project, quindi andarli a mettere in posizione, magari scalarli, vediamo cosa succede se facciamo Smart UV Project, andiamo a prendere il nostro piano di unwrap, ok, e possiamo provare a fare un esperimento barbarissimo, cioè io adesso sto screcciando al massimo queste immagini, non verrà mai bello, però potrebbe essere utile. Allora, questo G, allora A, G, Sì, il problema è che la radica diventerà gigantesca, ma non ci sì, puoi fare, esatto, non per ci questo puoi dico. fare niente. Bisogna trovare una texture radica, eccetera. Però giusto per farvi capire un pochettino il senso. Quindi R, Z, 90, S, sì. Ovviamente, giustamente come fanno per le Walter, chiaramente la radica adesso è gigantesca, però è giusto per farvi capire. Se trovate una texture radica, l'andate ad applicare, questo vi verrà perfetto. Poi è ovvio, io posso anche selezionare il loop, per esempio frontale, ok? No? E come insegna Francesco, siccome non esistono gli spigoli perfetti, posso andare ad aggiungere, per esempio, un po' di spigolo, giusto per creare quell'effetto un pochettino di realtà, ok? E quindi avrò ovviamente la mesh plane. Ovviamente avrò adesso
Voi prendete questo oggetto, lo buttate su una scena, su un mobile che si vede a Immobile mezz'ora. fa una scena sua. Ci sono degli errori perché praticamente prima quando ho dato il bevel qua, no? Si sono avvicinati troppo i punti, quindi lo vado a correggere. G, questo è uno, e l'altro mi pare che era qua, ok. In questo caso va aggiunto un taglio, quindi qua, qua, quindi, e si è corretto il problema, vedete? Ok, Che ne pensate? bello. Posso prendere, per esempio, poi andare a giocare, ovviamente, come ben sappiamo, Beh. sul Rugnes, quindi posso andare a settare il materiale in maniera diversa, in maniera tale da dare un po' più di realtà. Questo lo buttate per esempio in una scena sopra un tavolino, ma chi se ne accorge che l'avete fatto in 448 col knife? Ok, convenite? Sì. Ok. Walter, cosa ne Sì. pensi? Molto, Molto bello, bravo. Assolutamente. Ma in tutto questo stai sempre su Cycle? Sì, io lavoro principalmente su Cycle. Adesso vi faccio vedere, per esempio, il sito internet, alcuni dei modelli che ho realizzato proprio con il tool knife, ok? Proprio con queste tecniche che, come vedete, alla fine, io non io, abbiamo visto all'inizio un pochettino di prerogative del tool knife. Abbiamo visto il tasto A, il tasto C, il tasto V, ma alla fine io mi sono limitato ad utilizzare il K. Ho utilizzato un po' di bevel, CTRL R, ho utilizzato un po' di cose, ma alla fine non ho utilizzato il tool con tutto quello che prevede il tool, non mi è interessato usarlo, a volte ci sarebbe anche troppo, va bene? Andando a vedere il mio profilo, giusto per farvi vedere cosa poi ho creato con il knife, interamente col knife, ok? Allora, questo è stato creato con il knife, ok? È parziale, questo è uno dei primi lavori che ho fatto, va bene? È interamente generato col knife, fotografie di un trattore. Potete però vedere la differenza che si creano sulle superfici, vedete? Un materiale per arrivare a questa resa ce ne vuole, ok? Soprattutto quando ho fatto questo trattore era il 2015, quindi immaginate, siamo nel 2023, immaginate quanto è cambiato Blender. Poi, andando avanti, questo è fatto interamente col knife. Voi dite, vabbè, ma è un modello brutto fatto male, ma concentratevi sul fatto che ci sono le rotture, vedete? Queste sono tutte state fatte col knife, giocando poi con l'estrude, entra, esce, entra, vedete? Tutte queste mancanze di mattoni qua, eccetera, queste rotture qui sulla parete, questi pezzi qua, ma la stessa parete è stata rotta così con knife. Stesso discorso, questo è stato fatto pure col knife, interamente col knife. Se andiamo a vedere le ruote, i vari pezzi, eccetera, sono tutti stati tagliati dalle foto. Questo stesso discorso, queste sono immagini, scusate, foto che sono state poi tagliate con il tool. Stesso discorso, tagliato col tool, knife. Questo ho anche allegato il link al forum proprio con il knife. In questa discussione descrivo proprio il procedimento, quindi l'immagine, come vi ho fatto vedere, il taglio col knife, l'estrusione, Della ok, carota. la posizione, quindi la correzione sul piano di unwrap. Dopodiché ho con Photoshop creato, quindi ho pulito. Perché vedete qua sulla foto c'è il pezzo della ruota, no? Della carrozza.
l'ho pulito, quindi l'ho nascosto. Poi sono andato a crearmi tutto quello che è il procedimento. Ho creato poi la base, quindi questa è modellazione normale, no? Questa è tutta poligonale. Ho poggiato la mia carrozza, ho aggiunto i cavalli. Cavalli sempre col knife, realizzati sempre col knife, vedete? L'ho tagliato, l'ho estruso, l'ho lavorato, mi tira fuori l'immagine, la texture in automatico, vado a fare qualche minima correzione, lo vado a posizionare, dopodiché ho creato le briglie, sempre in modellazione poligonale, e dopodiché l'ho presentato a fine contest, va bene? Bello. Sì. Questa è l'immagine finale del contest. Questa che vedete dietro non sono palazzine create con Blender, eccetera. Questa è un filare di palazzine, è una PNG, ok? Quindi sono in linea, è un'immagine questa unica. Con il knife sull'immagine ho tagliato tutto quanto, quella che era la parte che non mi interessava, l'ho tagliata dalla fotografia, ok? Dove sto passando col mouse, e l'ho cancellata, ok? Il cielo fa parte è una texture che sta ancora dietro tutto, va bene? Per creare, per esempio, questa parte del tetto, ho estruso, per esempio, e quindi mi è uscito fuori questo pezzettino, mi è uscita la parte del tetto, eccetera. Ok? Quindi quella dietro è una semplice immagine piana, assolutamente piana. Poi, cos'altro? Stessa cosa, lince, esercito italiano, pure stesso fatto con le immagini, con le foto, come vi ho fatto vedere prima, uguale, stessa cosa. Questo qua, che è praticamente stesso discorso, un'immagine piana, ho tagliato, quindi ho creato tutti questi tagli, piano piano, con calma, eccetera, 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 e poi giocando sulle estrusioni, cosa viene estruso più fuori, più dentro, ho tirato fuori poi questa immagine. Però qua le foto sono in prospettiva, ti è riuscito lo stesso anche usando la foto in prospettiva anziché in orto? No, la foto deve essere in orto. Tant'è che nel come si chiama? Io sono andato a Ostuni, questa è Ostuni, abbiamo fatto le foto, mi sono trovato la foto, l'ho raddrizzata per quanto potevo, perché io ho fatto la foto dal basso verso l'alto, l'ho raddrizzata, come spiego nel forum, questo lo trovate anche nel forum, dove spiego perfettamente come ho creato questa immagine, l'ho raddrizzata, eccetera. Stesso discorso, per esempio, questo. Idem, uguale, identico. Questo è tutto fatto col knife. Eccolo qua. Immagine sempre in piano, Google Map, perché in questo caso ho preso un'immagine di Google Map per avere il La piano. pianta. L'ho tirato su e ho giocato con i tagli, tirando su vari pezzi. Questo è un pezzo modellato aggiunto da un cilindro, in pratica. Poi, qui stesso discorso, ho fatto un merlo, l'ho duplicato, l'ho messo dappertutto, e poi con i vari tagli ho cominciato a modellare tutto quello che le varie cose. Immagini. Qui ho fatto, per esempio, mi sono ritagliato un pezzo, sempre con il mirror, l'ho fatto presente 4 volte. Ok, e ho aggiunto, questa è la torre. La torre sempre col knife, taglio, 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 modello, 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 fino a quando poi non esce quello che dico io. Le fotografie, utilizzare le fotografie ti regala una realtà che il materiale ti dà, ma ci devi morire sopra. Ok. Immaginate tutti questi tagli che io ho fatto col knife e ho giocato con le estrusioni, semplice, ok? La leggerezza che hai oltretutto rispetto al materiale. In questo caso, per esempio, nel forum ho spiegato l'alternativa, cioè come creare, per esempio, questo, la parte interna, con Photoshop l'ho pulita, poi io la sono andata a schiaffare all'interno. Questa parte qua dove c'era l'ombra, sono andata a levare l'ombra a mano con Photoshop, ok? Photoshop o GIMP o comunque un programma di fotoritocco è fondamentale conoscere. Affinity, O vabbè. Affinity, sì, anche è fondamentale. Queste sono le stesse palme che poi troviamo, perché
che poi troviamo anche sulla passeggiata. Adesso, molto rapidamente, poi ci salutiamo, giusto per non deludere le aspettative, vi faccio vedere dei modelli che si guidano direttamente in tempo reale, che si trovano sul mio sito. Questi sono tutti stati creati con il CNAIF. Questo è il mio sito personale. Altri progetti, troviamo qua due progetti. Uno è la visita virtuale al Teatro Massimo e uno è la visita virtuale al Museo dei Bersaglieri. Andiamo a vedere prima la visita al Teatro Massimo. Questo, vi ripeto, è stato creato con Blender, tutto il modello, con Armory 3D, è stata creata la possibilità di muovere tipo videogioco nel web, ok? Quindi quello che vi farò vedere adesso qui. Clicco e con il mouse giro la testa e con i classici WASD posso camminare all'interno dell'ambiente. Questi chioschi, stesso discorso, ho fatto le foto e poi ho cominciato a giocare con strudi, taglia, con il knife, vedete? E questo è quello che poi esce fuori. Non tutto è stato estruso, ma nell'insieme dà l'impressione di essere solido, di essere compatto, di essere completo, quando invece in realtà non lo è. Questo è molto Essere semplice. sporco. È stato creato proprio per il web, per essere leggero nel web. Stesso discorso per quanto riguarda il teatro. Questi leoni, come dicevo prima a Walter, eravamo in privato, i due leoni che si trovano all'entrata sono stati fatti col Knife, ok? Non sono neanche fatti benissimo, però danno l'idea dei due leoni che si trovano all'entrata. Qui ho dovuto ragionare sulla leggerezza del modello, ok? Senza rinunciare ad alcune cose che erano fondamentali, per esempio i capitelli, no? I capitelli erano fondamentali che venissero a basso numero di poligoni, ma che non deludessero le aspettative. Il capitello è fatto sempre a un quarto è modellato, il resto è tutto generato con il mirror. Ok? Ad esempio, queste cancellate non sono tridimensionali, queste cancellate sono dei semplici PNG, vedete? Sono dei PNG poggiati che danno l'effetto però di essere una cancellata seria. Ok? Poi ci sono i lampioni, tutto leggero, in maniera tale da poter essere utilizzabile via web. Voi lo state vedendo via web, io sono sul web, quindi questo è online, lo potete andare a vedere anche voi direttamente. Quello che voi state vedendo è tutto interamente fatto con il tool Knife, ok? Quindi ogni singolo pezzo, poi posizionato, poi sono state calibrate le texture, sono state sistemate con l'unwrap, eccetera, ok? Volendo con una cosa così ci fai un videogioco tranquillamente. Sì, puoi fare anche un videogioco. Andiamo a vedere l'altro progetto, che invece è un progetto, questo è molto più vecchio. Questo è stato forse veramente il primo modello che ho creato con Blender. Io già provenivo da 3D Studio Max, non sono mai stato bravissimo. Poi quando sono passato in Blender, la prima cosa che ho fatto è stato proprio creare questo qua, il Portapia, il Museo dei Bersaglieri, che si trova a Portapia. Questa in fondo è la via Nomentana, la statua al bersagliere, e quello che mi interessava non tanto l'ambiente circostante, che è stato aggiunto in un secondo momento, non era previsto, ma l'ho voluto aggiungere in maniera tale da poter vedere anche questo museo dall'esterno, non solo dall'interno. Entrando qui a Porta Pia, possiamo entrare nel piazzale. Ok, quindi le prime statue, queste tutte create col Knife, queste statue. Questo è Enrico Toti, la marmora, poi abbiamo qui la statua, forse è un po' scura, non si vede, però c'è la statua, questa è un'altra statua di, non mi ricordo come si chiama questo qua, vabbè, questo è Mameli, quello del nostro inno nazionale. E il bello di questo museo è che chiaramente era nato per fare un tour proprio all'interno. Quindi adesso stiamo vedendo il sacrario, dove è sepolto in pratica
Alessandro Ferrero della Marmora, il papà appunto dei bersaglieri, chi creò i bersaglieri. Ok? Quindi questo che voi vedete è tutto interamente fatto col knife, quindi taglia, allunga, stringi, gira, eccetera. Da questa parte, perché non ho rinunciato a poter passeggiare all'esterno? Questo è il consolato inglese. Passeggiare all'esterno perché il museo dei bersaglieri di Porta Pia ha praticamente quest'altro lato, che è l'ultimo lavoro fatto dal Michelangelo. Questo Bello. frontale del museo è proprio l'ultimo problema, l'ultimo lavoro che fece Michelangelo, già credo ottantenne ormai. Ok? Che di per sé anche questa facciata ha una storia, proprio una vera e propria storia. Questo che vedete, tutto fatto con il knife. Fotografie, chiaramente, dalle fotografie ho tirato fuori lo stabile, e quindi E la giocabilità, me l'ha data Armory, eccetera. tutto fatto con fotografie, niente materiale. No, questo è tutto fatto con foto. Anzi, ti dirò di più. Oro splendido, ma quanto pesa poi una cosa così sul web? Quanto pesa? Dovrei vedere, non ci ho mai fatto caso, però non credo Sembri tanto che pochissimo. gira bene. Vi faccio vedere. Non so, avete visto voi il Teatro Massimo, quello che vi ho fatto vedere prima? Le ombre, in quel caso, sono tutte generate direttamente, quindi sono reali, ok, in tempo reale. Queste ombre invece che voi vedete su queste pareti a terra, eccetera, sono tutte fatte col bake, perché qui feci proprio il bake delle texture, ok? Quindi misi una luce per alleggerire ancora di più, perché questo adesso è passato con Armory, ma prima era nato col Game Engine di Blender. Per alleggerire, che cosa feci? Levai le luci e feci il bake delle texture, quindi le ombre sono impresse sulla texture. Il bump è impresso sulla texture. Tutte queste cose qua, in pratica, poi, una volta che tu hai creato il bake, tutti questi effetti li puoi levare, comprese le luci. Qui non c'è una luce. In questo ambiente che voi vedete illuminato, non c'è una sola luce. Sembra illuminato, ma è solo una luce ambientale. Non c'è una luce solare. Stesso discorso qua. Queste ombre che voi vedete qua a terra, questa è un'immagine di Google Map. Okay? Anzi, di Google Earth. Questa immagine che vedete a terra con le ombre le ho create io, sono tutte disegnate perché levai il traffico che c'erano le macchine e disegnai le ombre. Ok? Tutte queste ombre che voi state vedendo non esistono, non sono generate da un punto luce, non ci sono punti luce. Questa luce che voi vedete solare è impressa nella scatola, nel box. Che è stato inserito per creare questo effetto. Vedete, si vede ancora, addirittura si vedono gli angoli del box. Il dom sarebbe il dom. Sì, esatto, che è un cubo in pratica. Ok. Una sfera è uguale. In questo caso, come potete vedere, si vede che erano le prime armi, perché qua i capitelli sono fatti male. Però, memore di questi capitelli che feci, quelli che sono stati fatti poi per il Teatro Massimo, sono venuti molto meglio. E questo è tutto Knife, eh? Tutto Knife. Bene, detto questo, se avete domande, sono a vostra disposizione. Le foto, a che risoluzione sono fatte? Allora, le foto spesso sono fatte anche ad alta risoluzione, perché sono fatte con la macchinetta digitale o col telefono, quindi abbiamo risoluzioni abbastanza grandi, parliamo di megapixel. Poi è chiaro che lavorando sul modello devi ridurre, quindi più riduci i megabyte a disposizione della texture, chiaramente più i pixel saranno visibili, no? Questo è un gioco. È chiaro che se tu devi creare queste visualizzazioni via web, ti conviene andare a ridurre quanto più possibile, quindi devi scendere un po' a patti. Poi, per quanto riguarda invece la gestione delle texture, lo vediamo nel prossimo workshop che riguarderà proprio l'unwrap, e quindi la gestione del piano di unwrap, quindi la grandezza. Però ti posso dire una cosa, che per il teatro, per il Museo dei Bersaglieri, ho addirittura utilizzato una mappa che mi sembra era 10.000 per 10.000 o 9.000 per 9.000, però dove ho messo
tutte le texture dal museo, l'ambiente circostante, o forse ho utilizzato due texture di queste grandezze, quindi texture molto grandi, ma fu un errore all'epoca perché non avevo esperienza. Addirittura feci il grave errore di farle, addirittura mi sembra 10.000 per 8.000, quindi questa discordanza, perché normalmente bisogna ragionare anche col piano di Unwrap con i multipli, quindi 2024, cioè 1024, 2048, oppure 512 per 512, cioè Sì. multipli un po' come fa la RAM in pratica, devi moltiplicare come fa la RAM e poi devono essere sempre quadrate, perché se tu sgarri anche di un pixel, lui va al raddoppio successivo. Quindi se io faccio 1024 per 1025, mi farà 2048 per 2048, ok? Il calcolo nel computer non mi va a trasformare la texture, ma a livello computazionale avremo questa discrepanza. Quindi arriva ad un certo punto, va ragionato prima per avere la massima potenza, riducendo al massimo l'errore, no? Perché se faccio un errore di questo tipo, spreco potenza per una texture anche banale, no? Bene, detto questo. No, è che mi sono reso conto che ci sono tantissimi comandi, sia nella modellazione ma in qualsiasi ambito di Blender, che meritano di essere trattati a livello enciclopedico, che uno dice, ma è noioso, sì, è vero, però siccome adesso ho creato questo indice, c'è cioè una pagina con l'indice di tutti gli argomenti che io tratto, e farò dei video puntuali su tutti gli strumenti. Quindi, in un giorno che vuoi vedere come si utilizza quel tale strumento, vai sulla pagina di indice, vai subito nel video e te lo vai a rivedere. Francesco, ti chiedo una cosa, una cortesia personale. All'inizio tu non c'eri, ho fatto un inciso. Non esiste qualcosa che spieghi cos'è tool nel mondo della grafica 3D. Ho cercato su internet, eccetera, un qualcosa che Vuol ti faccio dire vedere. strumento, praticamente vuol dire strumento. Sì, no, lo so che vuol dire strumento, però. Non esiste, aspetta che ti faccio vedere quello che ho proiettato. Ok. Ho proiettato questo. Allora, differenze chiaramente fra tool e modificatori. Chiaramente tool vuol dire attrezzo, lavora in maniera distruttiva, al contrario dei modificatori che non sono distruttivi. Non ho trovato una definizione autorevole che descriva la parola tool nel mondo 3D. Se tu cerchi in internet, non c'è effettivamente una definizione di tool nell'ambiente 3D, perché è vero che il tool è un attrezzo, però servirebbe una definizione di attrezzo nel mondo 3D. Cioè, cos'è un tool all'interno del mondo 3D? Non ho trovato nulla, devo essere sincero, neanche sul sito di Blender.